Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Clamoroso poco fa, audio shock di Fabrizio Corona che ritorna a parlare sullo scandalo calcio scommesse. Se anche voi siete alla ricerca della verità, guardate il video per intero, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Fabrizio Corona è tornato a parlare del caso calcio scommesse, facendo dichiarazioni che hanno scosso l'opinione pubblica. Ha detto che Sandro Tonali e Nicolò Fagioli dovrebbero ringraziarlo per l'attenzione mediatica ricevuta. Le dichiarazioni di Corona hanno riacceso il dibattito sul caso scoppiato la scorsa estate su Dillinger. Questo scandalo ha rivelato meccanismi inquietanti nel calcio italiano. Durante un podcast, Corona ha svelato nuovi dettagli. Corona ha ammesso di aver agito su Dillinger per motivi personali, non per giustizia o trasparenza. Questa azione ha portato a una crescita esponenziale del portale, con 300.000 follower e 2,5 milioni di utenti unici in 24 ore. Corona, tifoso dell'Inter, ha confessato di aver protetto la sua squadra del cuore. Ha dichiarato di aver fatto nomi di altri, ma non quelli dell'Inter, nonostante ce ne fossero. Sul caso scommesse, Corona ha rivelato che le sue azioni hanno avuto un impatto diretto sulla vita di Tonali e Fagioli, migliorando le loro situazioni personali e finanziarie. Ha detto che devono ringraziarlo per questo. Secondo Corona, l'attenzione mediatica ha trasformato Tonali e Fagioli da potenziali cadute a stelle del calcio. Fagioli, in particolare, è passato da una situazione difficile a essere milionario e senza debiti. Corona sostiene che il suo intervento abbia salvato i due atleti, rilanciando le loro carriere e liberandoli da problemi finanziari. Questo ha fatto sì che potessero brillare nuovamente nel firmamento sportivo. La vicenda ha sollevato molte polemiche e dubbi sulla reale motivazione dietro le azioni di Corona. Il dibattito è ancora acceso e le sue parole continuano a far discutere. Cosa ne pensate di questa protezione all'Inter da parte di Corona? Secondo voi, alla luce di queste dichiarazioni, qualcuno dovrebbe intervenire? Ci interessa la vostra opinione. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.